Ennesimo incidente sulla strada statale 106, bilancio due feriti. C'è voluto l'intervento dell'elisoccorso per il conducente di una delle due autovetture coinvolte nell'incidente stradale di ieri, in quanto il paziente ha riportato la frattura di arti superiori e inferiori ed è stato trasportato presso l'ospedale pugliese di Catanzaro. Mentre l'altro conducente, dopo le cure dei medici del SUEM 118, è stato anche lui trasportato presso l'ospedale per altri accertamenti. Intanto sul posto sono giunti le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso e l'ANAS per la pulizia dell'arteria. Arteria che a causa dell'incidente è stata per qualche ora chiusa al traffico in entrambe le direzioni, fino a quando, grazie alla presenza dei mezzi dell'autosoccorso Maiolo e Figlio, ha provveduto a caricare le due autovetture e a consentire il ripristino della viabilità. Il sinistro è avvenuto al chilometro 165,500, in pieno rettilineo.